Ma un influencer come fa ad aumentare i propri follower e a mantenerli? Ciao, eccomi qui. Oggi vediamo insieme come posso aiutarti a conquistare e soprattutto a mantenere i tuoi follower. Innanzitutto partiamo da un concetto base. Il follower è un utente che ha scelto di seguirti perché è interessato a ciò che condividi. Quindi non trattarlo mai come un mero numero in un account, ma trattalo invece come qualcuno con cui stabilire una connessione, un conoscente o uno studente di un percorso, ad esempio. Il numero dei follower, infatti, se preso così senza nessun'altra metrica di confronto, è un numero fine a se stesso. Il tuo obiettivo è quello di trovare degli utenti che diventino follower e che siano attivi e interessati. Ed è per questo che devi basare la tua strategia di comunicazione su un rapporto di scambio continuo. Loro rimarranno e ti consiglieranno agli altri solamente se tu saprai coinvolgerli, divertirli, formarli, informarli. Quindi devi cercare una strategia ad hoc. Sì, ok, ma quindi come faccio a crescere? Beh, bisogna seguire degli step molto importanti. Prima di tutto, capire a chi vuoi rivolgerti. Quindi, il tuo utente ideale. Che cosa sta cercando in rete? Su quali piattaforme è? Quali sono le tipologie di contenuti che apprezza? I suoi bisogni? I suoi desideri? Tu come puoi aiutarlo a raggiungere questi desideri o a sopperire a questi bisogni? Insomma, devi creare una buyer persona, un profilo di un utente ideale a cui rivolgerti. Una volta che hai fatto questo, devi fare due analisi. La prima sui tuoi competitor, la seconda su te stesso. Dei competitor dovrai analizzare esattamente la loro strategia. Cosa stanno facendo? Su quali piattaforme sono? Quali sono i contenuti che condividono? Ci sono contenuti che vanno meglio, contenuti che vanno meno bene, contenuti che non ci sono assolutamente, quindi degli argomenti che tu invece pensi di voler trattare. Soprattutto, come stanno andando? Qual è la relazione tra le interazioni e il numero dei loro follower? Rispondono ai commenti? Coinvolgono il loro pubblico? Ecco, questa è la prima considerazione alla base di una strategia vincente. Se pensi di aver trovato delle debolezze, prova proprio ad inserire nella tua strategia un modo per sopperire a questa debolezza. Potresti scoprire una nuova nicchia di pubblico che non avevi considerato e diventare anche magari una fonte autorevole in questo settore, in questa nicchia, e conquistarti molto prima i tuoi follower interessati. Adesso vai ad analizzare te stesso, il tuo account. Se è nuovo e parti da zero, hai bisogno di tutto. Hai bisogno di un'immagine e quindi capisci come vuoi comunicare, quello che vuoi comunicare, i tuoi colori, le tue grafiche, i tuoi video, i tuoi format. Insomma, parti da zero e parti testando. Se invece il tuo account è già avviato, devi capire bene che cosa sta andando già bene e riproporlo e cosa puoi migliorare. Infatti, potresti aver bisogno di fare un restyling, anche grafico. Fermati un attimo e riparti. Ok, piano editoriale, post sono pronti. E adesso? Adesso pubblica. Ma non fermarti lì. Invitali sempre a fare un'azione. Prendali a condividere, a lasciare un commento, a raccontarti qualcosa, un aneddoto, ad esempio nei messaggi in privato, ad interagire con le tue storie o i tuoi video, ma soprattutto ascoltali. Rispondi a tutti quei commenti che hai richiesto, interagisci spostandoti anche sui loro account, ringraziali quando è possibile e se fanno dei contenuti in cui tu sei taggato o sei l'elemento centrale, ringraziali, ripostali, insomma mettili al centro della tua narrazione. Sì, presente. Ti ho già detto di metterci la faccia? E sì, perché le persone vogliono vedere le persone. Non a caso, queste piattaforme si chiamano social, vivono di rapporti sociali, anche se virtuali. Arriva quindi nelle loro giornate con una storia, un video, una foto, una frase, insomma, fai sentire la tua presenza e crea con loro un rapporto di confidenza e continuità. E poi? E poi puoi aggiungere qualche collaborazione oppure un piano pubblicitario che possa dirigerti ancora di più nello specifico a determinati utenti. Ma prima di tutto, fallo perché ci credi, perché ti piace entrare in contatto con loro e perché il tuo progetto merita di essere conosciuto. E allora sì che un follower sarà per sempre.
Se vuoi scoprire le strategie e le tecniche che puoi utilizzare per questa tua comunicazione, per mantenere e aumentare i follower, ti aspetto nel videocorso Un follower è per sempre? Iscriviti adesso e non perderti gli altri contenuti live e on demand di Giovigital Lab. Ciao ciao!